Questa iniziativa è nata quasi un po' così in sordina, nel senso che in sede di elezione dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto dei ragazzi ho invitato i ragazzi a costruire il loro programma. Questo programma è stato poi presentato e votato. All'interno del programma vincente c'era questo delle conferenze, la richiesta di fare queste conferenze, e quindi di lì abbiamo cominciato a ritrovarci, cercare di capire che significato dare a questa cosa, ma soprattutto insegnar loro che ad un'idea deve corrispondere poi un progetto. E mi hanno stupito, nel senso che le loro capacità di organizzazione sono state decisamente superiori alle nostre aspettative. Infatti non posso che fare i complimenti, perché hanno portato a casa un risultato che forse neanche noi adulti, compresi i relatori, perché sono tutti relatori di alto profilo, che non so se avrebbero risposto sì a noi come insegnanti, ma hanno risposto sì a loro, perché sono stati capaci di comunicare quello che avevano, cioè un grande desiderio, una grande passione. Perché prospettive? Prospettive perché noi giovani abbiamo bisogno di orizzonti più ampi ed esempi concreti con i quali metterci in relazione per creare il nostro futuro e il nostro domani, partendo appunto da queste persone che sono state in grado di mettersi in gioco ed iniziare un loro percorso di vita che può essere per noi un punto di partenza. Quali sono le finalità che intendete perseguire con questa iniziativa? Prospettive è un progetto organizzato da giovani per i giovani, perciò fare formazione su temi di attualità stringente dai giovani, organizzato dai giovani per i giovani. Il nostro obiettivo è infatti sensibilizzare tutti gli studenti della Mazzarella in particolare su questi temi molto importanti, soprattutto per il futuro, anche perché stiamo realizzando un mondo in continuo mutamento e questi mutamenti saranno positivi o negativi in base alle nostre azioni, alle azioni che facciamo tutti i giorni. Peraltro tu hai preso lo spunto del progetto iniziato dagli ex allievi apportando delle migliorie. Quali? Allora, l'anno scorso le conferenze erano 3 giorni di fila, tutte le ore, e questo ha causato minore attenzione, in particolare perché gli studenti magari facevano attenzione alla prima conferenza e poi pian piano l'attenzione diminuiva. Il fatto che le conferenze siano distribuite da gennaio ad aprile fa sì che prima di tutto ci sia una maggiore attenzione per ogni conferenza, perché tutte le persone che abbiamo invitato dovranno parlare di qualcosa che è estremamente importante per noi e per il futuro. Avete un'aspettativa più alta su qualche ospite rispetto ad altri? Sì, su certi ospiti siamo molto felici del lavoro che abbiamo fatto e siamo a conoscenza del fatto che si tratti di argomenti molto importanti su cui ci sarà grande confronto, grande dibattito e grande formazione soprattutto. E perciò sì, su alcuni ospiti, penso a Luca Mercalli, penso a Pietro Bartolo, a Carlo Petrini, sono ospiti che su cui veramente puntiamo tanto per le loro tematiche, per le loro esperienze, per le loro testimonianze. Bene, parlare di queste tematiche, perché insomma il futuro è vostro e di chi vi seguirà. Noi appunto abbiamo deciso di creare questo progetto perché i giovani devono iniziare a mettersi in gioco e non aver paura di abbattere i muri che mettono gli adulti a noi, reputandoci incapaci di gestire il futuro. L'apporto degli ex allievi in cosa consiste? Penso nel fatto di aver organizzato per la prima volta un ciclo di conferenze e aver mostrato quale fosse la via da seguire. Devo dire che sicuramente gli allievi hanno saputo superare maestri di gran lunga, visto il risultato. Sicuramente questo è uno dei ruoli che la scuola deve avere e deve insegnare, e noi possiamo dire di aver imparato, aver appreso da quelli che hanno fatto prima di noi, e il fatto che loro stiano andando avanti e stiano seguendo un progetto che è partito da noi è la dimostrazione che si possa fare cultura, si possa fare formazione anche tra gli alunni, oltre che per gli alunni. È bello questo filo conduttore tra gli ex allievi e quelli attuali. Sì, è bellissimo ed è sicuramente una forza della nostra scuola. Questo gruppo di ex allievi ha una capacità di coinvolgere gli altri sicuramente straordinaria, ama molto la nostra scuola. Noi avevamo domenica scorsa l'open day e loro erano tutti qui a presentare la scuola ai ragazzini più piccoli, quindi per noi è una grande risorsa. Chi entra alla Mazzarello resta nostro allievo per sempre, l'idea è un po' questa, e loro insomma la realizzano proprio al meglio.